Amici sportivi all'ascolto, buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento del calcio a 5, appassionati di futsal. E siamo qui con il nuovo appuntamento al palazzetto di San Valentino di Cisterna per il nuovo appuntamento, l'undicesima giornata del campionato di Serie D. Quest'oggi il Real Quadrifoglio ospita la Campus Aprilia per l'osservazione verso i due portieri ed è partito il confronto. All'indietro per Piacenti, apre sulla destra, Todisco subito in avanti per Screpante che lotta contro San Germano, prova anche la distanza. San Germano, palla vicinissima al palo, più lontano, poi arretra, vede anche il piazzamento dei compagni e poi si defila con il tiro e Iannella sul tapin non va a chiudere, rimette in movimento Ramirez Perez, la serie di finti, poi si accentra, fa partire il tiro e Vica risponde presente. Ramirez Perez all'indietro, polso al volo, allontana Screpante, poi c'è Iannella che va a ribattere a rete. Piacenti e Iannella, Ramirez Perez, ancora Iannella sulla linea, va a rispingere proprio San Germano, supera la linea mediana del campo, si fa strappare il pallone da Vesinu che se ne va e anche lui mette paura. Piacenti, Screpante, prova Perez al volo colpendo il pallone che viene ribattuto da Vicca. Ramirez Perez va verso Ponzo, prova anche a calciare, c'è una deviazione di Piacenti, allontana Vesinu verso Todisco, colpisce al volo, ci mette le mani, Rizzato alzato la palla, Ramirez dalla distanza la mette in rete con una fiondata quasi da centrocampo e si sblocca il match. Barbierato, Ramirez carica il tiro, prova ad alzare, c'è il tocco di Vicca, Portas, Barbierato vede libero Ponzo in mezzo, Barbierato Valerio, c'è il 2-0, Real Quadrifoglio, splendida triangolazione. Iannella, Barbierato, Vesinu gli porta via il pallone, la dà in mezzo sul secondo palo, non arriva il taglio di Screpante, Screpante lotta ma non contro Barbierato, poi la traversa, Vicca la blocca, la rimette in gioco per Vesinu, Pizzoli contro Vesinu, va a scaricare Vesinu con il mancino, arriva Screpante in scivolata, Vesinu allontana, ancora Di Iorio, ha provato da sotto lo scavetto e va a buon fine lo scavetto di Di Iorio ed accorcia le distanze la Campus Aprilia, più convinta la Campus Aprilia. Screpante si gira e Rizzato ci mette una mano, parte Screpante, la mette in mezzo, la deviazione vincente di Riolfo e c'è il gol del pareggio 2-2. Si difila un po' troppo, va verso l'esterno, scambia con San Germano, Ponzo, il diagonale vincente, 2 dal 2-2 al 3-2 della Real Quadrifoglio, un diagonale che non ha lasciato scampo con la sua lata, poi va verso l'esterno, si libera di visione, la palla messa in mezzo, San Germano e ancora il pallone che dice l'arbitro varca la linea di fondo proprio della porta e finisce in rete per il 4-2 di San Germano. Riolfo, Vesinu, Screpante, Todisco, Ramirez Perez per Ponzo e l'esultanza del capitano, ancora doppietta personale per lui, 5-2 Real Quadrifoglio. Taglia in mezzo, Todisco in spaccata allontana per Vesinu che prova il mancino, Vicca in avanti, il colpo di testa di Portas e poi Ponzo gira a rete beffando Vicca, 6-2. Ponzo
Alonso, va via Vesino, carica il mancino, la sta filata, finisce in rete, 7-2. Ramirez Perez, arriva Ponzo, 8-2. Ancora una bordata dalla distanza. Pizzoli con il palo sulla fiondata. Terreal quadrifoglio. Ramirez Perez esce in mezzo a due con una splendida giocata. Poi la scarica in avanti per Iannella. Pizzoli, Vesinu. Prova a metterla in mezzo per Screpante. La chiusura di Rizzato. Pizzoli. Ramirez. Alza. E poi il tiro al volo di Screpante. E poi anche Piacenti. Palla però ribattuta. Screpante. Carica al destro, pallone ribattuto, riparte Ramirez, Perez se ne va, fa tutto da solo e la palla la deposita in rete per il 9-2 del Real Quadrifoglio. Screpante in avanti per Vicca, arriva ancora Piacenti al tiro, è Rizzato, ci mette le mani. Vesinu allontana la difesa, Barbierato scambia e poi va a mettere la palla con uno scavetto perfetto per la decima rete del Real Quadrifoglio sotto l'incrocio con uno scavetto perfetto. Vesinu contro Rizzato, all'incorsa di Vesinu e la palla direttamente fuori. Rizzato fa ripartire Barbierato, vede Iannella e poi Vicca ci mette il pugno allontanando il pallone. Todisco, Screpante, Piacenti, Vesinu, arriva Ponzo, riceve in mezzo per Iannella con il tacco che va a colpire il palo. Ponzo, ultimi istanti di gara, la palla in mezzo, Barbierato, Iannella e riesce ad esultare proprio sul finale di gara con l'undicesima rete, la firma Mariano Iannella. E finisce qui, l'arbitro dice che può bastare, finisce l'undicesimo confronto tra Real Quadrifoglio e Campus Aprilia con la vittoria larga della, della squadra di Graziano Maracino per 11 reti a 2.